Al Corona senza dubbio uno dei centrocampisti a rivelazione della Serie D, potrebbe caricare tranquillamente campi di categorie superiori, bel mix di ottima tecnica, polmoni ed utilità tattica, umile. Ha speso anche Marco Roma. Umile lavoratore, il Lega Prof e la maglia crociata. Poi grande chiesa, con la tua radiocronaca ci emozioni sempre, ce lo scrive Sonia. Sonia. No, perché mettiamo un po' di zizzania. Famiglia. Magari la sua fidanzata, la sangue, no. No. Va bene. Magari è un nickname. Sì. Esatto. E senza sera se guarda, Ferita non si neanche leggere. Lauria, lei è un campione e basta, ce lo scrive DJ Frambo. Ecco. Poi ci chiedono una domanda, l'anno prossimo i settori dei Tardini verranno aperti tutti al pubblico romano da Salso, grazie. Vedremo quanti abbonati ci saranno. Non dimentichiamoci che l'anno prossimo servirà la tessera del tifoso e quindi sarà interessante vedere come reagiscono alcuni grandi tifosi storici della curva a questa, a questo obbligo, sarà interessante capire. L'ultimo ci segnala, no, che nelle rovesciate mancava quello dei saporetti a dicembre. Luca ce lo scrive. Ma sì. Vero. Anch'io nel 74 una fatto delle più brutte. Quello di saporetti era come la tua. Una delle più brutte rovesciate mai viste. No, io volevo, è arrivato lui, ho perso tutto, volevo salutare Roma perché lo seguivo già i crociati e questo è un bel giocatore davvero, molto bravo. E quando l'ho visto giocare a Parma mi ha impressionato, con lui e Pippo fanno una bella... Poi volevo salutare Carlo perché, ma è arrivato Carlo perché anche a Calestano mi hanno detto che è veramente lui l'insabbalo e mi fa sempre molto piacere. Perché lo sostengo da te, però è arrivato Fabio e io ho perso tutto, allora cioè, ho perso proprio completamente tutte le nozioni, quello che volevo dire, volevamo salutare però il Matteo, a Parma batte sempre perché sta facendo, è venuta fuori da una cosa che doveva essere piccola, sta diventando una roba incredibile, vero Fabio? E manca pochissimo al suo obiettivo, quindi diamogli una mano perché se lo merita. E noi apriamo i microfoni di Basport e quando Matteo vuole tornare qua, visto... Sì. Non proprio da qua, ma qui è stato uno dei trampolini di lancio. Sandro, e poi volevo dirti a te invece che io ti ringrazio, te e Gabriele Maio, che mi avete fatto questo regalo. Io da d'ora in avanti faccio tutto quello che vuoi tu. Io, no, guarda, non dico più niente. Guarda, grazie, sei stato gentilissimo, ti voglio bene. Siamo a posto così. Poi oggi per me è stata una giornataccia proprio so, pessima, ma ne parliamo dopo. Però sono contento. Fabio, vuoi salutare qualcuno? No, volevo fare una domanda a Trupo. Ma nella lista non c'è Lauria? Come no? Ah, c'è? Ah, non avevo sentito, scusa. Ma è perché ancora dovete parlare. Ah, no? Ecco. Quanto prima ne, la matematica. Quanto ne sai. Poi volevo salutare i ragazzi della scalinata, però questo è un ringraziamento che voglio fare perché... Nel momento difficile hanno sempre avuto una parola di conforto. Anch'io ce le ho avute. Sì, vabbè, ma Max no. Non c'è bisogno di ringraziarlo, lo ringrazio dopo. Ah, la scalinata sarebbe la curva. La curva, sì. Sono dei ragazzi che sin dall'inizio che sanno loro. Grandi ragazzi. Allora, salutiamo la sezione di Parma dell'AIA. E Frambo, perché mi ha mandato un messaggio, quindi lo saluto. Va bene, però state lì e ascoltate Max perché c'è una cosa. Ok. Qui avevamo parlato oggi al telefono. Ok. Allora, finiamo qua. Finiamo allora, qua con... date una medaglia Lauria a Valenti.